I residenti delle palazzine di Via del Perugino a Parco Leonardo sono senza gas a causa di un problema alle condutture. Un disagio notevole che va avanti ormai da una settimana. Impossibile cucinare e farsi una doccia calda. Il comitato di quartiere locale si è attivato in supporto degli abitanti più fragili o anziani, pagando per loro il pernottamento in un hotel. Il sindaco Esterino Montino, infine, ha predisposto la preparazione di pasti caldi e docce nello spiazzo antistante agli edifici, con una mensa da campo gestita dai volontari della Misericordia. Da giovedì sera i residenti Via del Perugino si sono ritrovati senza gas per una fuga di gas. Entro 48 ore ci siamo attivati perché sono stati abbandonati a loro stessi e nel 2021 non è concepibile che 120 famiglie rimangano senza gas dall'oggi al domani. Come comitato di quartiere ci siamo attivati immediatamente assieme a un'altra associazione di quartiere, a Mani Unite, e abbiamo organizzato prenotando 4 camere di albergo per 5 famiglie, per cui da subito ci siamo sentiti di dare manforte alla popolazione. Il comune si è attivato immediatamente, la Misericordia è intervenuta, sta installando una cucina da campo e delle docce per consentire alle famiglie di poter riavere almeno i servizi base. Dare delle camere di albergo in una situazione di emergenza in un modo così rapido e veloce, solo le associazioni e i comitati locali potevano farlo, perché rispondono immediatamente in maniera concreta e senza polemiche, senza chiacchiere, a quelle che sono le esigenze delle persone. Giovedì sera alle ore 10 ci siamo trovati con questa fuga di gas, per cui è stato chiuso tutto l'impianto che serve la palazzina e ci siamo ritrovati senza potersi lavare, cucinare, un caffè, una camomilla non erano possibili. E siamo tutte famiglie con bambini. E la cosa più bella è stato proprio vedere questa sinergia tra il comitato, l'associazione e il comune, l'amministrazione, e vedere anche come i miei condomini, insomma, siamo riusciti in questo modo uniti a poter superare un momento di difficoltà. Non hanno dato una data ben precisa, comunque hanno detto che entro fine settimana avrebbero, diciamo così, ridato gas alla parte mancante. Però, diciamo così, è una data presunta. Speriamo che venga rispettata.